Siamo con mister Alberto Criaco. Allora, mister, ottimo risultato per i tre punti, ma anche ottimo gioco. C'è stata solo una squadra in campo, la Cinque Frontese si è limitata a cercare di contenere il Brancaleone, ma alla fine si è resa poco pericolosa. Ti aspettavi questa partita o pensavi una Cinque Frontese un attimino più spregiudicata? No, sapevo la loro qualità, che era quella di difendere basso, e in effetti così è stato. L'avevo detto ai ragazzi di avere pazienza. Sotto porta abbiamo sbagliato un tantino troppo, secondo me abbiamo avuto 6, 7, 8 palle gol, non siamo riusciti a farlo. Poi siamo stati premiati da un rigore, credo sia Crosanto, su Rubertà. Bomber Galletta ha fatto gol, abbiamo avuto poi la palla diverse volte per chiudere la partita, non ce l'abbiamo fatta. Poi su una ripartenza nostra, una volta che loro si sono un pochino sbilanciati per venire a pareggiare la partita, secondo me anche un gol di pregevole fattura del nostro ragazzo, che ha portato le marcature sul 2-0, e poi siamo stati in pieno controllo. Ma credo che tutta la partita abbiamo adattato noi il gioco, ci siamo presi l'ampiezza, avevo detto ai ragazzi di cercare di aprirle il più possibile, perché loro per via centrale si difendono molto bene, e avevo visto qualche video, conosco molti dei loro giocatori, quindi sapevo le loro caratteristiche, sapevo solo che dovevamo avere pazienza e girare il prima possibile la palla da un campo all'altro. L'abbiamo fatto anche con una buona dose di palleggio. I ragazzi, onestamente, adesso siamo usciti un pochino malconci. E infatti rimane forse la nota negativa: ci sono stati altri due infortuni oggi, Trimboli e Pereira. Ora mercoledì ti dovrai inventare qualcosa. Anche Galletta Simone. Galletta Simone, sì. Perché siamo andati al limite dello strapazzo, secondo me, oggi, quindi i ragazzi hanno risentito della partita anche di mercoledì, dove avevamo fatto anche un'altra bellissima partita. Però va bene, adesso ci rivediamo domani al campo, vediamo un attimo di contare, perché adesso siamo corti, abbiamo anche qualche ragazzo che è stato chiamato a scuola, quindi adesso praticamente la rosa si è ridotta a 12-13 elementi. Dobbiamo cercare di stringere i denti fino alla riapertura del mercato. La società mi ha promesso che mettiamo mano almeno, quantomeno, in qualche reparto, perché ci manca qualcosina. Però fammi fare i complimenti a questi ragazzi, onestamente, che hanno fatto una partita di dispendio, una partita di applicazione, una partita tatticamente perfetta, e va bene così. Grazie mister. Grazie a te.